Lamentarsi serve solo a continuare a fare ciò che non ti piace, aveva risposto Abe col suo vocione, mentre con una mano si accarezzava i fluenti capelli neri. Mi sono fermata un po' a riflettere. Poi gli ho domandato: papà, ma tu non hai mai paura della guerra? Lui si è fatto serio. Non devi mai dire che hai paura, piccola Samia. Mai. Altrimenti le cose di cui hai paura si credono grandi e pensano di poterti vincere. Ho messo gli sforzi, gli allenamenti, la devozione, le paure, le frustrazioni che provavo da almeno 7 anni. Ho rivisto Mogadiscio come una gabbia da cui finalmente ero riuscita a scappare per correre libera. Mentre sbatto le braccia contro le onde, mi canto in testa la canzone di Odani, la nostra canzone sulla libertà. Vola, Samia, vola come il cavallo alato fa nell'aria. Sogna, Samia, sogna come se fossi il vento che gioca tra le foglie. Corri, Samia, corri come se non dovessi arrivare a nessun posto. Vivi, Samia, vivi come se tutto fosse un miracolo. L'emergenza che stiamo vivendo ogni giorno ci impegna e ci insegna ad affrontare le nostre paure, le nostre incertezze, ma noi siamo convinti che continuando su questa strada ce la possiamo fare, possiamo riuscire a vedere la luce in fondo al tunnel, ed è per questo motivo che chiedo il vostro aiuto e il vostro sostegno per migliorare sempre di più la nostra assistenza ai vostri familiari e ai nostri pazienti. Grazie.